E Radio Radicale, torniamo a qualche giorno di distanza da una notizia che ha riguardato il lavoro della Commissione Antimafia, che è la mini relazione del sottocomitato che si è occupato in Commissione Antimafia della scomparsa di Pierpaolo Pasolini. Allora, questa notizia ha creato un certo scalpore e riguarda un po' le ultime ore di Pierpaolo Pasolini e come sarebbe stato ucciso. Allora, secondo la tesi della Commissione Antimafia, Pasolini sarebbe stato attirato in un tranello all'idroscalo di Ostia nella notte tra il 1° e il 2 novembre. Una tesi suggestiva che per diciamo, contrattare la restituzione di alcune bobine di Salò o le 120 giornate che era terminato al Teatro 10 di Cinecittà, tra la fine di aprile e l'inizio di maggio. Allora, noi ne vogliamo parlare con Roberto Morassut, deputato del Partito Democratico, saggista che conosce molto bene le vicende romane, anche la storia di Roma, per parlare con lui appunto di questo caso. Allora, lei che credito ha dato a questa tesi che si basa sull'audizione di una giornalista, la Zecchi, e di un testimone che non ha voluto rivelare il suo nome. Allora, non è la prima volta che capita questa notizia, ecco, volevo sapere. Che non fosse, diciamo, che Pasolini all'idroscalo fosse stato aggredito da più di una persona e non da Pelosi, questo ormai è accertato. Peraltro la stessa, Non processualmente, purtroppo. non processualmente, anche se la relazione del giudice istruttore Moro, fratello di Aldo Moro, aveva, diciamo, espresso questa tesi sulla base di prove effettuali, chiamiamole così. Ora si tratta di capire se poi, diciamo, questa aggressione per quali motivi si era stata messa all'opera. Pelosi, prima di morire, ha fatto diverse uscite, ha fatto diverse illazioni, ha fatto diversi riferimenti, Un po' alla GK. sì, un po' alla CCIA, perché poi, sai, questi personaggi che sono un po' al centro delle cose non è che hanno sempre bisogno ogni tanto di ritornare in campo, o perché vengono pagati per fare delle interviste, o perché comunque c'è anche una forma di narcisismo che non viene meno, e quindi ogni tanto accendono delle luci, dei riflettori, bisogna stare molto attenti. Io naturalmente non so dire se la tesi che è stata risposata dal sottocomitato della Commissione Antimafia sia quella giusta o Ecco, quando l'ha meno. saputo, lei che ha pensato? Ma questa in realtà è una delle ipotesi che è stata fatta, ci sono stati scritti anche libri interessanti sul fatto che in realtà Pasolini sia stato ricattato per recuperare queste pizze, queste pellicole, e che in questo ricatto ci sono stati, adesso non dico i nomi, anche suoi amici molto vicini che hanno indicato dove stavano queste pizze, e lui sia stato poi attratto in questo tranello e colpito a morte. Però questo non spiega, secondo me, sufficientemente tanti altri aspetti. Non spiega sufficientemente i motivi dei depistaggi sul delitto di Pasolini, della fallacità delle indagini, così, utilizzo e dispersione spesso delle prove, a partire dalla vettura. Per molto tempo, insomma, le indagini della polizia sono state molto particolarmente fallaci. Se fosse stato questo il motivo, non c'è motivo di capire, non c'è ragione di capire perché. E quindi la mia opinione, ma è un'opinione, resta legata a motivi più profondi, più di fondo, legati a quello che Pasolini in quel momento rappresentava nel dibattito pubblico in Italia, probabilmente anche alle tesi che andava definendo e costruendo in questo complesso romanzo che è Petrolio, e che è uscito poi postumo, dopo diversi anni, nella forma di un elaborato ancora molto in bozze, nella quale Pasolini cercava di dare un profilo attraverso
la forma del romanzo a certe vicende della storia d'Italia degli anni precedenti, in particolare dall'omicidio Mattei in poi. Nell'ambito di queste, allora lei ritiene che insomma possano bastare la testimonianza di una giornalista e di una persona vicina agli ambienti della banda della Magliana, che tra l'altro non ha rivelato il suo nome, per arrivare a questo tipo di verità, considerando come è stata stabilita la verità processuale del. No, no, non ritengo che siano sufficienti, anche perché questi personaggi della banda della Magliana riaffiorano ogni tanto. Ecco, ma scusi, ecco, il fatto stesso di citare personaggi della banda della Magliana, come se la banda della Magliana fosse già esistita nel 1975, ecco, le sembra una cosa seria? Cioè funziona a livello, perché noi vediamo le fiction, siamo molto esaltati da tutte queste cose che hanno un grande successo, le evochiamo pensando che poi possano suscitare un certo interesse. Sì, appunto, questo è vero. Comunque che già nel 1975 agissero nella criminalità a Roma collegamenti con organizzazioni criminali non romane, in particolare la mafia, era abbastanza vero già all'epoca. Poi la banda della Magliana ha una sua storia, una sua cronologia. Ogni tanto esce qualche personaggio della banda della Magliana che dice poi però non vuole essere rivelato il nome o mette dei bip, come nel caso Orlandi, mette dei bip, vengono messi dei bip alle sue rivelazioni e si aprono scenari incredibili anche nel caso Orlandi. Io vado con molta prudenza. Quello che però sembra certo è che Pasolini fu aggredito da un gruppo di personaggi con un'autovettura, una 1500 dell'epoca, targata Catania. Ecco che i testimoni del scalo di Ostia, del borghetto che stanno intorno allo scalo di Ostia, dissero di aver assistito a un pestaggio con persone che parlavano siciliano e che questa vettura sembra fosse targata Catania. Ora, la localizzazione di Catania del gruppo omicida di Pasolini può essere un elemento importante, perché come sappiamo, ma qui siamo a livello di tesi, non voglio contribuire a fare letteratura e giallistica, però altrettanto con certezza, proprio recentemente, proprio traendo spunto da materiali di archivio, si è accertato che, per esempio, l'uccisione di Mattei attraverso un esplosivo che ha determinato la caduta dell'aereo avvenne a seguito della partenza di questo aereo da Catania, quando Mattei era andato, il giorno prima, la giornata stessa, a tenere una Giorno celebrazione, prima, giorno prima. il giorno prima, a tenere una celebrazione, un appuntamento con l'ente minerario siciliano ed era ripartito proprio da Catania. Dall'aeroporto di Fontana Fredda. Esatto, da Catania, e il presidente dell'ente minerario che doveva accompagnarlo a Roma all'ultimo momento non salì sull'aereo. Quindi Pasolini stava scrivendo un libro su tutto questo, stava scrivendo un libro su, poi sono state fatte tante ipotesi, dietro la morte di Pasolini c'era Cefis, sono state fatte, si è poi un po' scavato anche in maniera immaginifica, però stando ai fatti che ci sono, questi sono fatti esistenti, si rimetti qui. Io tendo più non per un fatto di giallistica, di retroscenista, i servizi segreti, però tendo più a vedere l'omicidio di Pasolini inserito dentro una sua azione politica e letteraria di quel momento, molto radicale, che lo aveva esposto. Lo aveva esposto, ecco. Abbiamo notato che in 75 sono anni molto particolari, 74-75 sono gli anni in cui comincia, diciamo, a scricchiolare un certo sistema politico, si sente, La diciamo, vittoria del PC alle amministrative, la legge reale. nel paese sta cambiando, che ci possono essere delle novità, e Pasolini in quel momento non era neanche vicinissimo al Partito Comunista. Anzi, aveva espresso delle posizioni critiche anche verso il Partito Comunista, quindi non era un emissario del PC,
era una persona libera. Si è espresso contro l'aborto, tra l'altro. Sì, aveva delle posizioni un po', diciamo, particolari, un po' originali. Beh, c'era quella lettera ai dirigenti della televisione che ha fatto arrabbiare molto il PC. Sì, c'era quella, c'era le posizioni espresse sull'aborto, c'era gli scritti corsari, certo. Gli scritti corsari, ecco, di un uomo assolutamente libero, un intellettuale assolutamente libero, che aveva un rapporto difficile con la modernità, ma pure si considerava un progressista. L'ultima cosa, in questa relazione c'è un lavoro con del segretato. Allora, è giusto tenere delle parti segrete e che una commissione parlamentare antimafia indaghi su cose, insomma, accadute nel 1975, che non è proprio ieri? No, la commissione antimafia, essendo una commissione d'inchiesta a poteri inquirenti, e quindi può raccogliere materiali, cioè, poi può decidere. No, io parlavo del tempo e anche del fatto che ci sia anche del segretato, sì, in questo, su fatti avvenuti tanti anni fa. Questo può lasciare un margine di ambiguità? No, i materiali vengono segretati perché evidentemente trasmessi alla magistratura nell'ipotesi che possono essere utili per la riapertura di indagini, quindi penso che sia questo il motivo. Mi pare una prassi corretta. Ecco, io credo però, tornando al punto di Nese, credo poco alla questione del ricatto per le bobine. Non mi pare credibile, ecco, certo, che sia stato organizzato tutto questo. Certo. Sarebbe bastato che probabilmente Pasolini avrebbe anche pagato. Certo. Sarebbe stato... Pelosi può aver avuto qualche ruolo. Allora, senta, lei crede, tra l'altro credo che David Grieco, che era un giornalista dell'Unità, era intervenuto dicendo, rivolgendosi credo a Ninetto Davoli: tu che sai che Pelosi e Pasolini si conoscevano da mesi, parla. Allora, secondo lei è verosimile che Ninetto Davoli possa aver saputo qualche cosa, anche che Pelosi e Pasolini si conoscessero da mesi? Ninetto Davoli non so proprio dire. Sulla conoscenza di Pelosi e Pasolini è molto probabile, perché Pelosi viene intercettato a Piazza della Repubblica, sostanzialmente, a Stazione Termini. Che era un posto che frequentava. Che era un posto evidentemente che frequentava, riconosce Pasolini, c'era cioè evidentemente una conoscenza, e poi vanno prima a San Lorenzo. Anzi no, veniva da San Lorenzo, Pasolini veniva da San Lorenzo, dove aveva cenato con Ninetto Davoli e la sua famiglia. Aveva cenato, aveva pagato con un assegno, questo assegno per farsi versare il resto della quota del prezzo della cena. Questo assegno peraltro non verrà mai versato dal proprietario del locale, famoso pomidoro Aldo Bravi, che adesso purtroppo è scomparso da qualche tempo, che lo teneva e lo tiene ancora. Se uno va in trattoria lo vede, e l'assegno di Pasolini è lì affisso sulla vetrina d'ingresso. Pasolini frequentava questo locale. Poi si reca alla stazione, dove evidentemente va a cercare qualcuno, trova Pelosi. Pelosi gli dice di andare, qui non si sa il motivo. Lo porta a Ostia, ma se uno doveva consumare, diciamo, un atto sessuale, arrivare fino a... Certo. È abbastanza strano. Certo. Nell'andare verso Ostia si fermano a mangiare al biondolino. Si potevano fermare dalle parti del Circo Massimo, dove sì, ci si può infrattare, sì, molto facilmente. Sì, i due posti ci potevano essere, insomma. E, si fermano a Biondotevere, perché Pelosi non aveva mangiato. Mangia Pelosi, Pasolini sta lì, mangia un piatto di spaghetti aglio e olio e un coscio di pollo, e poi si mettono sulla strada per andare all'idroscalo. Ecco. Perché Pelosi porta all'idroscalo Pasolini? Perché vuole farlo incontrare con qualcuno, perché vuole farsi restituire le pizze? È una ipotesi che è stata fatta e viene avanzata. Oppure lo porta lì perché lì doveva incontrare altre persone. Quindi gli ha detto: accompagnami, perché insomma, esatto, meglio andarci in due che da solo. Per altri motivi,
Questo è probabile. Sa, c'è anche chi, non dico i nomi, intellettuali anche molto vicini a Pasolini, che lo conoscevano bene, hanno detto, non pubblicamente, io, ma un po' quella frase andreottiana, ma Pasolini se l'andava cercando. Ecco, in tante conversazioni ho sentito persone anche vicine a Pasolini, che lo stimava, pensava, diceva, Pasolini prima o poi avrebbe fatto quella fine, perché comunque anche il Lui era modo. stato protagonista di parecchi episodi di cronaca, non so, negli anni 60 c'era stata quella cosa della rapina al distributore, Sì, però c'era erano tutti stata quella. processi, che gli erano stati intentati per colpire il personaggio Pasolini. Ecco, recentemente la storia, la mostra di Pasolini al Palazzo delle Esposizioni spiega bene un aspetto. Pasolini era un obiettivo, era un Avevano provato, target. credo una volta, l'avevano provato anche vicino all'università, l'avevano provato a investirlo con una macchina, Sì, lo era un stavano. obiettivo scomodo del sistema arretrato, conservatore italiano, anche giudiziario, ha avuto una marea di processi, tutti poi finiti in genere con assoluzioni o con si è tentato di infangarlo appunto con la storia del distributore. Quindi era un personaggio scomodo con la sua stessa presenza, con il suo rapporto con l'opinione pubblica, e quindi forse qualcuno poteva avere l'idea di eliminarlo. Se non voglio mischiare le pere con le mele, diciamo. Però tra gli anni 60 e gli anni 60 i personaggi scomodi in un sistema ancora arretrato, oggi sarebbe diverso, oggi ognuno può dire quello che gli pare, tanto il giorno dopo scompare quello che dice, non è che lo Certo. scandalo è quasi ordinario, anzi chi subisce lo scandalo, chi subisce l'attacco se ne frega, perché il giorno dopo può continuare a fare quello che gli pare. Ma all'epoca non era così, una società molto diversa. Però in quegli anni, per esempio, ci sono ci sarebbero molte cose da dire sulla morte di Luigi Tenco, no? E si sono dette molte cose sulla morte di Luigi Tenco, che non ha mai convinto nessuno l'ipotesi del suicidio. Beh, lì è un po' più difficile dimostrare il contrario. Dimostrare che non si sia Beh, suicidato. certo, uno che ha lasciato proprio una lettera scritta, Sì, ma ma anche abbastanza motivata, sì, eh? Anche abbastanza motivata. anche se quella lettera, sull'autenticità di quella lettera sono state dette molte cose, sono stati fatti molti Però approfondimenti. deve essere stato un genio questo, perché per inventarsi quel tipo di motivazione ce ne vuole. Sì, però la pistola che ha ucciso Luigi Tenco non era quella che lui aveva abitualmente con sé. Ci sono tante cose, ma anche Luigi Tenco era un personaggio scomodo. Tra Tra l'altro. l'altro in un film, scusi, se la interrompo, lui aveva simulato ha fatto un film come attore dove simulava il suicidio, quindi forse l'idea ce l'aveva. Ah, Forse aveva l'idea, e forse proprio perché aveva l'idea era il modo migliore per quindi eliminarlo. un movente hitchcockiano. Anche ci può Ok, va bene. stare, anche ci può stare. Ma comunque la cosa incredibile è che Luigi Tenco era un altro diciamo, elemento alternativo in un sistema abbastanza di potere, abbastanza regimentato, qual era quello della musica Certo. leggera in quegli anni. E aveva una Giulietta GT, l'automobile di Luigi Tenco. Questo Sì. è assolutamente un caso. L'automobile di Luigi Tenco, dove poi viene ritrovata la sua pistola, che non è quella che viene trovata in casa, è una Alfa Romeo GT, come Pasolini, fatto assolutamente casuale, però particolare. Certo. Quindi all'epoca voler aprire il vaso di Pandora di come funzionava il Festival di Sanremo e dire che era tutto comprato, che era tutto già deciso attraverso le scommesse, attraverso gli accordi tra le case discografiche, voler fare una conferenza stampa, denunciare tutto questo il giorno dopo e poi trovarsi uccisi, poteva essere un problema, così come dire che l'Italia era in mano ad un pugno di petrolieri legati alla mafia e legati anche al sistema politico, poteva essere un problema alla vigilia della pubblicazione non tanto del film Salò quanto del libro Petrolio, che poi uscirà tanti anni dopo. Quindi io, senza fare dei No, retroscena, non vorrei apparire
però per quello che ho diciamo, potuto approfondire, tendo più a pensare che la motivazione dell'omicidio di Pasolini sia legata ad un qualcosa di più complesso che non il semplice ricatto, semplice, che non il ricatto per riavere le pizze di un film che stava lavorando e che probabilmente erano state trafugate anche grazie all'aiuto di qualche suo amico molto intimo, di cui non dico il nome. Va bene, allora grazie. Grazie a Roberto Morassutto, il Partito Democratico, con il quale abbiamo parlato di questa relazione della Commissione Antimafia su Pasolini. Grazie.